Buongiorno a tutti i videospettatori da Clara Miano e da Agnese Gigante. Bentornati per la nostra terza edizione del TG Web. Nelle edizioni precedenti abbiamo già approfondito alcune tematiche interessanti riguardanti il nostro territorio. Per questa terza edizione andremo a completare i nostri documentari visitando la Villa Romana di Pattimarina, uno dei siti archeologici più interessanti della Sicilia orientale. Per la rubrica dedicata ai mestieri da proteggere andremo a trovare uno degli ultimi ciabattini rimasti a Patti, il signor Paolo Milici, punto di riferimento per la riparazione delle nostre calzature. Per quanto riguarda il nostro appuntamento sportivo, intervisteremo il maestro Giuseppe Piccione, storica guida dei giovani karateka locali, e concluderemo la nostra edizione con il consueto appuntamento con il quiz Conosci il tuo paese. Bene, cominciamo allora collegandoci con i nostri inviati a Pattimarina. A voi la linea, ragazzi! Buongiorno a tutti gli spettatori da Riccardo Barone, Matteo Garito, Davide Aliquo. Siamo oggi per la nostra rubrica d'arte e storia, la Villa Romana di Pattimarina. La Villa Romana di Patti è stata scoperta nel 1973 durante i lavori di costruzione di un tratto d'autostrada, quando due piloni hanno distrutto parte del lato nord della villa. Anche se le operazioni di scavo sono tuttora in corso e molti vani attendono di essere scavati fino al livello del pavimento, la configurazione generale della villa è piuttosto chiara. La parte esplorata corrispondente al nucleo centrale della villa, con al centro una corta a peristiglio, intorno alla quale ruota la zona residenziale della villa. I vani maggiormente rappresentativi sono l'aula bisidata e il triconco, vero punto focale dell'ala sud. Il mosaico dell'ala bisidata è andato distrutto, mentre quello del triconco, anche se non è in ottimo stato di conservazione, è comunque distinguibile. Il mosaico del peristilio, invece, consiste in una griglia di pannelli quadrati inseriti in una cornice continua di ghirlande d'alloro, arricchite da motivi ornamentali e floreali. Il mosaico del triconco presenta medaglioni circolari e ottagonali, includenti animali. Altre indagini di scavo saranno fondamentali per definire con maggior precisione la cronologia delle ville, che, sorta nel IV secolo d.C., fu distrutta da un violento terremoto intorno al 400 d.C. Successivamente al sisma, in età bizantina, tra VI e VII secolo d.C., i resti della villa furono in parte ristrutturati e riabitati. I vari ritrovamenti ci fanno capire che la villa è stata abitata almeno sino al X secolo d.C. Le fonti storiche fanno pensare ad un forte terremoto, la causa che in epoca bizantina determinò l'abbandono della villa per probabile distruzione. Lo stesso terremoto causerà la frana che determinerà lo sprofondamento della città di Tindari e al tramonto della civiltà legata alla fiorente colonia tindaridana ad essa collegata. Questo dietro di me è l'antiquarium. È stato aperto nel gennaio 2001 e offre delle testimonianze delle varie fasi abitative della villa, soprattutto varie tipologie di ceramica, ma anche manufatti di oreficeria, monete, una tessera da circo a rilievo in bronzo e altro materiale. Sono anche esposti manufatti in marmo di particolare pregio, come mensole architettoniche, un capitello, una lastra configurazione a rilievo, un altorilievo con una figura, un trono, un torso maschile.
completa un'esposizione, una ricca documentazione fotografica dei pannelli didattici con planimetrie delle varie fasi della villa e un plastico realizzato dalla collaborazione tra l'Istituto Tecnico Borghese Faranda e la scuola secondaria di primo grado Vincenzo Bellini. Romano di Patti è tutto. Un saluto da Matteo Garito, Riccardo Barone, Davide Ligò. A voi studio. Complimenti ai nostri inviati, davvero un servizio interessante che ci ha permesso di conoscere meglio questo nostro patrimonio archeologico. Ma ora è il momento di andare a conoscere direttamente nel suo laboratorio di centro assistenza scarpe il signor Paolo Milici. Linea dunque alla nostra truppa esterna. Buongiorno a tutti i nostri videospettatori, da Agnese Gigante ed Emanuele Graia. Siamo venuti oggi a trovare nel suo laboratorio di riparazioni calzature il signor Paolo Milici. Signor Milici, da quanto tempo ha iniziato questa sua attività? L'attività l'ho iniziata, dico, da quando avevo 18 anni qua a Patti, essendo figlio d'arte con il nonno e il papà. Ha sempre avuto la passione per questo lavoro o è stata una casualità? Guarda caso, è stata una passione che già era scritta nel mio DNA, perché io sin da piccolo, sin da contatto diretto, già avevo questa predisposizione, dico. Se non avesse fatto il ciabattino, cosa le sarebbe piaciuto fare? Ma, dico, non saprei rispondere in quanto, perché piace stare sempre a contatto con le persone, cioè nel sociale. Qual è la cosa che le piace di più del suo lavoro? La mia libertà, perché sono padrone di me stesso e come oggi già è il massimo. E la cosa invece che le piace di meno? A volte purtroppo avere a che fare con le persone, perché è causa ed effetto. Qual è stata finora la sua più grande soddisfazione? La mia più grande soddisfazione è che sono entrato in un circuito di un'azienda calzaturiera con 17 negozi in Sicilia e ho la manutenzione, gli faccio la manutenzione, ecco. Ci sono dei ragazzi che vorrebbero imparare questo mestiere? Sì, perché sono attratti sempre, dico, dalla bottega artigianale, perché vedono il martello, le varie arnesi di lavoro. E sin da piccoli sono attrezzi che richiamano, coinvolgono. Cosa consiglierebbe ad un giovane che volesse intraprendere questo lavoro? Cosa consiglierei? Che purtroppo la legislazione non ci viene incontro, dico, per quanto riguarda il nostro settore, che ormai siamo abbandonati al nostro destino. Le scuole calzaturiere in Italia ce ne sono sulla punta delle dita 4-5, fra pubbliche e private. Bene, speriamo che qualcuno voglia accettare i suoi suggerimenti e questo mestiere così antico possa ancora sopravvivere. Ringraziamo il signor Milici per la sua cortesia. Dal laboratorio riparazione scarpe è tutto, da un saluto da Emanuele Graia e da Agnese Gigante. A voi studio. Eccoci di nuovo in studio, ringraziamo i nostri inviati e soprattutto la disponibilità del signor Milici. Passiamo dunque alla nostra rubrica sportiva. Avremo oggi nei nostri studi il maestro Giuseppe Piccione, che ci parlerà di questa splendida arte marziale che è il karate. Linea ai nostri giornalisti sportivi. Buongiorno a tutti i nostri video spettatori, da Jacopo Pericone e da Giulio Giorgio. Per la rubrica Sport a Patti e dintorni siamo venuti oggi ad intervistare il maestro Giuseppe Piccione all'interno della sua palestra di karate. Maestro Piccione, da quanto tempo fa il maestro karate? Io ho iniziato a insegnare nell'aprile del 1987, quindi a tutt'oggi sono 32 anni e mezzo che insegno. A che età ha cominciato a praticare questa arte marziale? Ho iniziato quando a Patti si aprì la palestra di karate. Il primo giorno io ero presente, era l'ottobre del 1981. Avevo 15 anni. Quanto tempo occorre per diventare un allenatore? Se uno è già adulto,
occorrono 3 anni, almeno. Se invece è un bambino, ci vuole l'età minima di 14 anni per acquisire la cintura nera. Osservando dall'esterno le arti marziali, appaiono delle discipline pericolose. È così il karate per il karate? Non è così per il karate come per nessuna arte marziale, perché la filosofia delle arti marziali è l'autodifesa e quindi non è violento difendersi. E infatti tutte le tecniche che noi facciamo sono approntate alla difesa, non all'offesa. Tra l'altro tutti i ragazzi che vengono già sanno la filosofia a cui vanno incontro e se c'è qualcuno che ha idee diverse non viene qui in palestra. Quindi da noi, come penso in tutte le altre palestre di arti marziali, c'è sempre questa filosofia a non offendere, ma anzi ad aiutare i deboli. A che età consiglierebbe di iniziare questa disciplina? Io consiglierei in un'età ovviamente, io faccio un turno di bambini che hanno 4-5 anni, ovviamente non fanno karate, fanno un approccio all'attività motoria. Il vero e proprio karate almeno 6 anni bisogna avere per iniziare. C'è qualche allievo che le ha dato particolare soddisfazione? Veramente tanti allievi, tanti. Perché per me la soddisfazione me la dà un allievo che magari viene qui in palestra e ha difficoltà a fare per esempio un esercizio. Già quando io riesco a farglielo capire o impara quello, è già per me la soddisfazione. Oppure vedo un adulto che magari era inattivo da anni e già il fatto che si muove qui in palestra per me è una soddisfazione. Poi se tu intendi soddisfazione a livello agonistico, anche quella abbiamo avuto a livello agonistico, cioè abbiamo avuto diverse volte, siamo stati medagliati campioni italiani, campionati regionali abbiamo vinti tanti ormai e quindi giriamo praticamente l'Italia, però quello è a livello agonistico. A me non interessa anche solo quello, mi interessa anche a livello amatoriale. Cioè, anche una persona che, diciamo, al di là negli anni, che viene già in palestra, viene una soddisfazione. Quali doti deve avere un ragazzo per emergere in questo sport? Beh, per primeggiare, diciamo, a livello agonistico, da noi è importantissimo, innanzitutto, devono avere la mobilità articolare, quindi la capacità di essere molto mobili con le gambe, con le braccia, la reattività, la rapidità, queste sono le caratteristiche. Quindi io sintetizzerei mobilità articolare, reattività e rapidità, sono le tre. E poi ovviamente ci vuole anche l'attenzione, perché non bastano solo quelle, quindi anche la capacità mentale ci vogliono, non bastano le capacità fisiche, tutte e due insieme. Quale pensa sia la sua migliore qualità come maestro? Forse la costanza. Per avere ininterrottamente fatto questa arte marziale senza interruzioni da ormai da diversi decenni. Questo. E quindi la costanza paga dopo, perché non c'è niente da fare. Se tu continui, ovviamente continui, migliori i tuoi allievi e per forza di cose poi i risultati vengono. Sicuramente in tutti questi anni i suoi allievi avranno avuto modo di apprezzarla e a fare buon uso dei suoi insegnamenti. Concludiamo qui la vostra intervista col maestro Piccioni, che ringraziamo per la sua cortesia e per averci ospitati. Grazie a voi. È tutto. Un saluto da Gianni Giorgio, da Jacopo. E grazie a voi di averci onorato di venire, perché magari potevate anche scegliere altri sport che sono più diffusi, magari più i media magari lì sono sotto i riflettori dei media, il calcio, il basket, non lo so, c'è sicuramente la pallavolo, l'atletica. Saluti a noi, grazie per averci preferito. Bene, riprendiamo la linea dallo studio e cominciamo a prepararci alle domande che i nostri ragazzi porranno ai cittadini pattesi. Prenderanno applausi o pernacchie? Andiamo a vedere, via con il quiz. Conosci il tuo paese? Ciao a tutti i video spettatori da Andrea Olivo e Carlo, ben arrivato. Siamo qui per mettere alla prova i nostri concittadini sulle loro conoscenze su Patti. Sapranno rispondere alle nostre domande? Vediamo un po'. Buongiorno, vuole partecipare al nostro quiz Conosci il tuo paese? Le faremo 3 domande, se indovina le facciamo un applauso, se sbaglia le pernacchie. Accetta la sfida?
Patti ha più o meno di 14.000 abitanti? Meno. Giusto. La regina dell'Asia fu la madre di quale importante re siciliano? Federico II o Ruggero II? Ruggero II. Giusto. Patti ha più o meno di 10 km di spiaggia? Più. Giusto. Grazie. Buongiorno, vuole partecipare al nostro quiz Conosci il tuo paese? Le faremo 3 domande, se indovina le facciamo un applauso, se sbaglia le pernacchie. Accetta la sfida? Ok. Chi ha fondato la città di Dindari? Dioniso I di Siracusa o Federico II di Svevia? Dionisio. Garibaldi ha mai dormito a Patti? Sì, giusto. Ci sono dei mosaici all'interno della villa romana di Patti? Sì, giusto. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Buongiorno, vuole partecipare al nostro quiz Conosci il tuo paese? Le faremo 3 domande, se indovina le facciamo un applauso, se sbaglia le pernacchie. Accetta la sfida? Va bene, accetto la sfida. Qual è l'antico nome di Patti? È Patten o Pattaya? Patten. Come? Patten. È Patten. Giusto. Chi è il pattese che si è laureato più volte campione del mondo nel suo sport? Questa non la so. Tony Gheroni. Dove si rifugiò Santa Febbronia prima di essere uccisa dal padre? Nelle grotte di Mongiove o nell'antica città di Dindari? Nelle grotte di Mongiove. Giusto. Grazie. Grazie. Bene, per questa sera è tutto. Un saluto da Carlo Benarrivato e da Andrea Olivo. A voi studio. Sempre divertente vedere come se la cavano e le reazioni che hanno i nostri concittadini alle nostre domande. Con il nostro quiz termina anche questa terza edizione del TG Web Bellini, che almeno per quest'anno è l'ultima. Speriamo siano state di vostro gradimento e di poterci rivedere l'anno prossimo. Un arrivederci e buone feste da Agnese Gigante e da Clara Milano.